Vista il risultato, ovviamente in questa partita conta poco. Ti chiedo un parere su come hai visto la squadra. Ci ho visto un Capi che ha provato a giocarla. È chiaro che le gambe in questo momento sono quelle che sono. Che come l'hai visto? Ma dai, allora, non ci abbiamo messo un po' perché avevamo preparato qualcosina, non più di tanto. E diciamo che loro sono una buona squadra e i primi 10 minuti non mi siamo piaciuti per niente. Dopo ci siamo messi a posto, abbiamo fatto una buona partita, secondo me abbiamo costruito, abbiamo tenuto il pallino del gioco sicuramente, è la strada giusta, abbiamo tanti ragazzi giovani che si sono aggregati anche ultimamente, che qualcosina tatticamente hanno regalato ovviamente. Però sono contento perché c'è un grande equilibrio, grandi lavoratori. Non abbiamo pensato alla partita di oggi, ma abbiamo lavorato tanto, magari così anche loro, ma noi, io so per certo che noi abbiamo lavorato tanto perché dobbiamo arrivare pronti per il campionato. Però sono, se devo dire un bilancio, sono soddisfatto. Si sono viste anche alcune soluzioni tattiche, tipo Amaya davanti alla difesa. Ti chiedo se può essere lui il cambio eventualmente di Mandelli in quel ruolo, e Forappani a sinistra, non so quanto contingente per le condizioni degli altri, se è una soluzione che potrà essere usata anche in campionato. Ma secondo me tutte le soluzioni sono giuste. Secondo me Amaya, Mandelli e Contigliano possono fare il play, è molto indicativo anche come giocano loro, giocavano con un tre quarti, quindi ho cambiato subito Mandelli che è partito play, poi l'ho spostato più avanti perché era troppo impegnato in una fase difensiva e noi facevamo fatica a prendere le misure, e quindi dipende molto anche un po' dalla contrapposizione, però sono ragazzi che possono giocare in più ruoli, da Puletto che può fare il trequartista e la mezzala, Contigliano che può fare il mediano e la mezzala, Maia la stessa cosa, ma anche Mandelli stesso. Quindi Forappani a sinistra è una prova che stiamo portando avanti perché a me sta piacendo tantissimo, oggi siccome ha fatto una grande partita, e poi vediamo, sono tutti, penso di avere l'imbarazzo della scelta, sarà durissima fare le scelte. Una settimana ormai di ritiro qui a Fiumalbo, un tuo giudizio sul lavoro compiuto qua e anche sul mercato, visto che con gli ultimi due arrivi le caselle sono quasi tutte complete. Sì, siamo 21 giocatori di movimento più 3 portieri, quindi numericamente siamo a buon punto, secondo me io mi reputo soddisfatto e devo ringraziare la società, il presidente e il direttore che mi hanno messo a disposizione, secondo me è un bellissimo gruppo e quindi io lavoro con questo. Senti Cristian, al di là del modulo, però mi è sembrata una squadra con grande movimento, no? Cioè, si muovono tutti, c'è chi torna indietro, chi va avanti, insomma, al di là del modulo comunque è una squadra che insomma si muove molto bene, sa quello che deve fare in campo. Sai, allora, se c'è una cosa che mi hanno detto tutti per affrontare la CE, quella che serve motore, serve gamba, abbiamo cercato di prendere gente con motore e gamba e oggi insomma ci hanno messo un grande impegno, abbiamo preso giocatori come dici tu di grande movimento e che sanno fare entrambe le fasi.